mille. Signore. Com'è che vi chiamate voi? Théophile, signore. Ah, Théophile. Vi ho chiamato mille perché era il nome del maggiordomo che avevo prima di voi. Il signore non si deve scusare. Il primo giorno è fatale che ci si sbagli. E se mi accadesse di chiamare il signore signor Marchese, anche il signore non dovrebbe offendersi. Ma voi eravate... Presso un dottore, sì, signor Marchese. Presso un marchese, sì, signor dottore. Presso il marchese della Marchelle, sì. Che ha avuto molti dolori, molti guai. Sì, per me fa lo stesso. Dunque, diciamo Théophile. Sì, signore. Ma non mi piace troppo questo nome. Neanche a me. Non ne avete un altro? Oh sì, signore, il mio vero nome è Jean. Ah, sì, ma... sì, lo so. Non possiamo avere lo stesso nome, voglio dire. Ne sono tanto consapevole che non l'ho neppure proposto al signore. Devo dire che non ho proprio fortuna in questo campo. Questo è il mio quinto posto ed è la quinta volta che cambio nome. Al signore piace Gaston? Che Gaston? Il nome Gaston. Oh no, 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 è impossibile. Era il nome di mio padre. Oh, capisco. Ci sono i genitori, gli amici intimi. È proprio per questo che avevo ripiegato su Théophile, così si poteva essere quasi tranquilli. Ma trovi lei un nome che le piaccia, io non chiedo che d'essere gradito al signore. Il signore ha un André in famiglia? No, no, non ancora. Ecco, allora André? Vada per André. Solo prego il signore di essere indulgente se nei primi giorni non risponderò subito. Non avrò che da suonare. Giustissimo. E a parte questo, posso permettermi di chiedere al signore se il signore è contento di me? Ma certamente, caro, perché me lo chiedete? Perché io sono, come dire, molto contento del signore e della signora. Ah, sì? Sì, il signore sorride per quello che ho detto. Eppure il signore dovrebbe sapere che è difficile trovare dei buoni padroni e dei buoni domestici. Oltretutto perché di solito in una casa ci sono due padroni. Ora, mentre un domestico ha un solo carattere, con i padroni noi siamo obbligati ad abituarci a due caratteri che a volte sono molto diversi, quando non sono opposti, il che richiede insomma una certa elasticità. Le 5:15. Ma sì, lo vedo. E se mi sono permesso di chiedere al signore se il signore è contento di me, è perché sento che mi affezionerò al signore e alla signora, e così, perbacco, non vorrei essere il solo ad affezionarmi. Il signore comprende. Ma certamente, caro. Il signore non ha osservazioni da fare? No, 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 no. Farò la stessa domanda alla signora non appena mi si presenterà l'occasione. Il signore non vuole che lo chiami il dottore? No, assolutamente. Dato che il signore è medico, pensavo che forse... No, 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 non in servizio. Ma se un giorno fossi ammalato, mi permetterò di chiamare il signore dottore. Appunto. Arrivederci, signore. Arrivederci, caro. Ma perché dite arrivederci? Partite! No, signore, vado in cucina. Allora non dite arrivederci, dite... non dite niente. Non staremo a dirci arrivederci ogni volta che uscite da una stanza e buongiorno ogni volta che ci incontriamo. Non la smetteremo più. E finiremo per abbracciarci prima di andare a letto. Fatemi la cortesia di avvertirmi appena la signora sarà rientrata. Bene. Avverto il signore che la signora è rientrata. Ah, guarda. Allora portateci il tè, ma tra 5 minuti, non prima... Comunque suonerò. Bene, signore. Signorina, per favore, volete venire un momento? Rallegratevi, signorina. Ho potuto finalmente ottenere per voi la cattedra d'inglese che desideravate tanto al liceo di Roubaix. Oh, grazie, signore, grazie. Non posso nascondere la mia gioia, la mia emozione, e sono doppiamente emozionata perché devo lasciare il mio benefattore. Si è appunto liberato un posto. Che fortuna! In seguito a un decesso. Che volete? Dio l'ha voluto. Me l'hanno informato subito, voi dovete presentarvi domani verso le 11 alla pubblica istruzione, Rue de Grenelle. Chiederete la parte mia di Monsieur Favori, vi aspetta. Poi tornerete qui e avrete la gentilezza di passare le consegne alla signorina che deve sostituirvi. E che avete già trovato? Fortunatamente, cara, perché voi dovrete partire domani sera o al più tardi dopodomani. E se aveste scelto male, signore? Se doveste trovarvi in difficoltà a causa mia? Non preoccupatevi, cara signorina. Come non preoccuparvi, signore, quando siete così buono? Non preoccupatevi, vi dico, perché credo di aver scelto benissimo. Pensate solo alla gioia di riunirvi con vostra madre. Quanti anni ha vostra madre? E mia madre ha 67 anni, signore. Capisco che non vogliate vivere lontane l'una dall'altra. Eppure, signore, voi non avete figli? No, ma ho immaginazione. A domani, signorina. Ma... sì, per oggi è tutto. Ho qualche appuntamento? No, per oggi non più. Perfetto. Grazie ancora, signore.
di tutto cuore. Ma come mai ho l'impressione, signorina, che la vostra gioia non sia completa? Non ho commesso errori. Era una cattedra d'inglese che desideravate, no? In verità no, signore. Ma non fa niente. Eppure quando mi avete detto che vostra madre abita a Roubaix... Prima di tutto, signore, non è mia madre, è mia figlia. E poi non è a Roubaix, è a Turquoise che abita. E poi era un posto di infermiera all'ospedale che desideravo e non una cattedra al liceo. Ma ancora una volta, signore, non fa niente. Mi piacciono tanto i bambini quanto i malati. Roubaix è a 5 minuti di tram da Turquoise. E voi parlate inglese? No, signore, il tedesco che parlo. Ma meglio così, imparerò l'inglese. Grazie, signore. Grazie, grazie, grazie. Oh. No, no, no. Queste cose è meglio farle a mente fresca. Lo scriverò al circolo. Sarà molto meglio. André! Signore! Il tè è pronto! Portatelo e chiedete alla signora se vuole prendere una tazza di tè. Bene, signore. La signora viene subito, signore. Bene, bene. Teofil mi ha appena detto che eri rientrato. No, è André che te l'ha detto. André? Sì, quest'uomo ormai si chiamerà André. Ah no, impossibile. Impossibile? Perché? Perché sai benissimo che era il nome di mio padre. Ah sì, allora tu chiamalo Teofil, io lo chiamerò André, sarà tutto più semplice. Io non trovo. Due zollette. Lo sai, no? Prendiamo il tè insieme così raramente. È raro che non abbia pazienti da ricevere. Approfittiamone. Non esci oggi? Sono appena rientrata. Sembri pronta per uscire. Ah, infatti devo riuscire, ho dimenticato di fare delle spese. Allora comprami del torrone al pistacchio, vuoi? Ti piace? Molto. È la prima volta che te lo sento dire. Può darsi che sia la prima volta che lo dico. Ma quando l'hai mangiato? Poco fa, da una cliente. E da quel momento ho capito d'essermene sempre privato, fin dall'infanzia. Ah, altra cosa, Mademoiselle Moreau se ne va. Oh! Sì, è stata assunta come professoressa di tedesco, o d'inglese, non so, al liceo di Turquanio, o di Roubaix, non mi ricordo. Non importa, quello che so comunque è che se n'è andata. Così all'improvviso? Sì. È indegno, dopo tutte le premure che hai avuto per lei. Se si dovesse contare sulla gratitudine umana. Ci sono persone, fortunatamente, su cui si può contare. Sfortunatamente sono sempre le persone di cui non si ha bisogno. Ma di, non è grave per te? Ma è noioso, oltretutto perché parte domani e ho dovuto farmi in quattro per trovare subito una sostituzione. E l'hai trovata? Sì, grazie a Dio. Grazie a Dio e a Bergeron, soprattutto, che molto cortesemente si priva per me di una persona di primo ordine, mi ha detto. L'aspetto, del resto. E Bergeron? No, la persona, giovane, molto ben educata, validissima e fisicamente molto gradevole. Quella povera Mademoiselle Moreau aveva delle grandi qualità, sì, certo, ma a guardarla... Beh, non si guarda la propria segretaria. No, ma la si vede e la si mostra agli altri. Sembra che quella che sta per venire sia deliziosa, rossa. Rossa? Perché fai quella smorfia? Non la vedo una segretaria rossa. Ne vedrai una. Mi hai gentilmente messo due zollette di zucchero, ma mi hai versato poco tè. Allora, visto che non puoi togliere lo zucchero, aggiungimi un po' di tè. Non hai paura che ti innervosisca? No, 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 non mi sono mai sentito così padrone dei miei nervi come in questo momento. Vedi, sì, la vita è breve. Perché dici questo? Non lo so, lo so, non è una scoperta la mia e mi sembra che sia già stato detto due o tre volte. Ma sono appunto le cose che non bisogna esitare a ripetersi di tanto in tanto. Sì, sì, la vita è breve e penso che ogni 3 o 4 anni bisogna avere il coraggio di rinnovare il proprio personale. E dirò di più, anche chi ci sta attorno.
chi ci sta attorno? E per non farmi dire ancora di più, bisogna evitare di provocarmi. Lo spettacolo della gioventù e del nuovo è necessario al nostro spirito, così come le vitamine sono indispensabili al nostro fisico. Non è bella la gioventù? Ma certo. Ecco, vedi, siamo d'accordo. Tuttavia procediamo con ordine. Innanzitutto ringiovaniamo il personale. Il licenziamento del vecchio Emile è stato un ottimo inizio. Non combinava più niente. Credeva di essere diventato metodico perché faceva lentamente il suo lavoro. Errore! Non lo faceva! Rimandava tutto a domani, perché era sicuro del domani. Non bisogna mai essere troppo sicuri del domani. È pericoloso. Ricordati i timori che avevamo per Emile. Che ci sarebbe capitato? Non l'avremmo rimpianto? Invece ci è andata benissimo e non lo rimpiangiamo affatto. Che questa esperienza ci serva di lezione. Mettiamoci in testa, Lucy, che nessuno è indispensabile a nessuno. E alla prima occasione vi farà il piacere di cacciar via la cuoca. Ecco. Oh, Christine, perché? Per niente, così, per cambiare. Oh no, vuoi scherzare? Ma già una volta te ne sei lamentato, allora ha fatto qualcosa di nuovo? No, appunto, non fa mai niente di nuovo. Non ti sei accorta che qui non si mangia altro che merluzzo e sogliole? Perché? Se ci sono 1400 varietà di pesci commestibili. Oh, sì, giusto, quello che fa lo fa benissimo. Sì, fa solo quello che sa fare. Ora, tra le cose che non sa fare, ci sono cose che io adoro. Non voglio esserne privato. No, 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 no! D'altra parte basta con le privazioni. Questa ormai sarà la mia regola. Hai l'aria di essere in piena rivoluzione. Sono in piena rivoluzione. Ecco la parola esatta. Tu non hai voglia di metterti in rivoluzione? Io? Sì, sì, già che ci siamo, parliamone. Qualche volta possiamo ben dirci la verità dopo tanti anni di vita in comune. Che cosa si rischia? Non ci sono momenti in cui daresti non so che cosa per cambiare governo? Perché mi fai questa domanda? Perché non dovrei fartela dal momento che io stesso non smetto di chiedermelo. Non vederci niente di offensivo, ti supplico. La mia non è una proposta, è una domanda. Vedi, ci sono momenti in cui anche il più convinto dei repubblicani si chiede se per caso non ci sarebbe bisogno di un bel dittatore per sistemare le cose. Considera la nostra vita tranquillamente, come se fosse vita di altri. E dato che siamo soli, spiegami per quale ragione noi continuiamo a vivere insieme. La mattina appena svegli ci diciamo buongiorno, naturalmente come tutti. Poi per il resto della mattinata non ci vediamo più. Di solito io mangio fuori, al pomeriggio visito oppure consulti. Non prendiamo il tè insieme da almeno 3 anni, lo notavi tu 5 minuti fa. La sera abbiamo spesso amici a cena. E quanto al resto... Dio mio, non è male, non è male. Ma siamo franchi, non è niente di straordinario. Se devo giudicare dalla frequenza dei mal di testa improvvisi che abbiamo a turno ogni sera quando viene il momento di darci la buonanotte. Ecco perché t'ho chiesto senza acrimonia, così per curiosità, partendo dal principio che di vita ce n'è una sola, di volermi spiegare per quale ragione noi continuiamo a vivere insieme. Oh. Va bene, va bene, non ne parliamo più, andiamo avanti, sì. Andiamo avanti come gli altri. Vuoi? Io? Vuoi? Ma sì. E d'ora in poi saremo gentili tra di noi. Sì, sì, sì. Sarà come un gioco. E con un po' di furbizia credo che ce la caveremo benissimo. E poi è proprio perché non viviamo più l'uno per l'altro che possiamo continuare a vivere insieme. Di un po'. I Worms è domani che vengono a cena, no? Mi sembra, sì. Bene. Perché? Oh, per niente, così, per ricordarmene. Perché da un po' di tempo ho una leggera tendenza a dimenticare i Worms. Spero non siano compresi nelle pulisti che stai facendo intorno a te. Scherzi! Perché? Perché? Ma via, sarebbe un delitto, lo sai. Sono persone che ti vogliono bene, è una cosa bellissima. Detto fra noi mi pare anche giusto, dopo quello che faccio per lui da 30 anni. Ah, ma lui non lo dimentica, sai? Non è solo un medico di gran valore, è anche un uomo onesto. Diciamo, come uomo è abbastanza onesto, come radiologo è molto mediocre. Oh. Sì, ma non fa niente! C'è sempre un amico intimo di questo genere. E comunque sono persone molto gradevoli. E lui è sempre di buon umore. Lei, a lei è deliziosa, è incantevole. Il mio figlio è affascinante. Intelligente soprattutto, molto.
un ragazzo che si farà. Cosa si farà? No, dico, sta maturando. Vorrebbe migliorarsi. Suo padre lo vorrebbe nel commercio, ma a lui non piace. L'ultima volta che abbiamo cenato da loro, ho avuto occasione di parlare a lungo con lui dopo cena. Non lo hai notato? No. Beh, mi ha stupita. No. Ti dirò che io l'ho sempre considerato un bel ragazzo, punto e basta. Fernand, lo trovi un bel ragazzo? Sì, e tu no? Oh no! C'è severa! Senti, non è alto, ha gli occhi che vanno in giù e la bocca è decisamente troppo piccola. Ma ti confesso che non l'ho mai guardato con abbastanza attenzione per notare tutti questi particolari. Ma nel complesso mi è sempre parso un bel ragazzo. Non abbiamo gli stessi gusti. Meglio così. Insomma, bel ragazzo, no, fallo parlare un giorno e avrai una gradita sorpresa. Ti accorgerai di come è per bene, come è pulito. Lo conosco, sai, l'ho visto nascere. Oh, permettimi di risponderti che proprio perché l'hai visto nascere forse non lo conosci bene. Avresti apprezzato da molto tempo le sue qualità e il sentimento profondo che gli ispiri se non lo intimidissi tanto. Io lo intimidisco. Ah, fatalmente. Il solo fatto che tu gli dia del tu e lui del voi è già una cosa... Oh, guarda, hai ragione. È una cosa che lo mette in soggezione. Ecco, sì, va bene. Va bene, va bene, va bene. Domani gliene parlerò. Oh, fai come credi, ma considera che quello che ti ho detto... È nel mio interesse. Proprio così. E tu che parlavi un momento fa dell'ingratitudine umana, ecco un ragazzo su cui potresti contare. Per fare che... Non so, comunque è sempre interessante saperlo. Non è un consiglio che voglio darti. Allora non dammelo. Sì! Allora dammelo. Sì, perché forse non ci hai pensato. Visto che Mademoiselle Moreau se ne va, perché non tentare col giovane Boris? No. In attesa di meglio? No. Puoi sempre eventuare. No! Ah. Preferisco una donna. Oh, guarda, sì. Come è divertente. Beh, sì. Mademoiselle Courtois da parte del dottor Bergeron. Pregate ad entrare. Basta con le privazioni. Vuoi che vi lasci? Non il primo giorno. Entrate, signori, entrate. Ad ogni modo devi essere contenta, non è rossa. Buongiorno, signorina. Buongiorno, signore. Signora. Mademoiselle Courtois, madame Arcelin. Signorina. Ma perché diavolo Bergeron mi ha detto che eravate rossa? Non lo so, signore. Non me lo sarò immaginato, forse. Allora, signorina, siete al corrente di che si tratta? No, signore. Ma come? Bergeron non mi ha detto che la mia segretaria se n'è andata all'improvviso e... Oh, sì, sì, sì. Sapete che ha avuto la gentilezza di cedervi a me? Sì, sono al corrente. Spero che non vi dispiaccia. No, per niente, signore. Studiate medicina, vero? Sì, signore. Che anno? Il terzo. Di già. Per la verità è soprattutto di una segretaria che io ho bisogno. Sono anche diplomata in diritto. Ah, non chiedevo tanto. Mi basta che conosciate la terminologia medica. E la stenografia? La conosco, signore. E vi faccio i miei complimenti. Avete intenzione di proseguire gli studi e di esercitare in seguito? Seguirò i vostri consigli, signore. Siete ordinata, puntuale? Oh, credo. Discreta? Oh, sì. Non so cos'altro potrei chiedervi. La signorina vive in famiglia? Questo non ci riguarda. Alla propria segretaria si può chiedere se... No. Beh. Un'ultima domanda delicata, ma che devo porvi. Qual è il vostro stipendio, signorina? Sta a voi stabilirlo, signore. Quello che davi a Mademoiselle Moreau? Mi vuoi lasciar parlare? Vanno bene 3.000 franchi al mese? Certo, signore. A Mademoiselle Moreau davi di meno. Ti pagavo anche l'affitto, la spesa è la stessa, poi insomma andiamo, eh. Io ho già bisogno di voi, per cui... Se potete entrare subito in servizio, io sarei molto lieto, ecco. Sono ai vostri ordini, signore. Ah, brava, bravissima. Il vostro ufficio è di là, dietro quella porta. Se volete togliervi guanti e cappello e prendere il necessario per scrivere. Sì, signore. Non perdi tempo? Non ho più molto tempo da perdere. Come la trovi? Giovane. Sì, ma come genere? Genere femminile. Insomma, la tua impressione... Uguale alla tua, eccellente. Ti dirò francamente che io la trovo un po' vistosa. Vistosa? Ti ha dato fastidio alla vista? Devo dettarvi una lettera. Bene, signore. Pronta, signorina? Pronta, signore. Dottor Guillermet, 22 Avenue Henri Martin, Parigi. Caro collega, mi è venuta a trovare la vostra cliente, Madame De.
L'ho visitata e ho parlato a lungo con lei. Ci troviamo in presenza non di un caso patologico, ma di una serie di fenomeni che dobbiamo attribuire non tanto all'età, quanto al timore che ella ha di dimostrarla. Sapete quanto me che è un'età critica per la donna. In questo periodo della loro vita anche le più ragionevoli subiscono un vero sconvolgimento e possono diventare facilmente preda delle passioni che le assalgono. È il caso della vostra cliente. Quanto alla storia delle cure termali, non sono d'accordo. Non posso consigliare a suo marito, che del resto non mi ha consultato, di andare dall'altra parte della Francia a fare la cura dei fanghi. Così come non posso ordinare a lei di andare a Châtillon a bere le acque. Che ci vada se vuole, ma a suo rischio e pericolo, perché questa cura è per lei assolutamente controindicata. La vostra cliente, caro collega, mi dà l'impressione di una donna che si stia comportando male, e questo è immorale, niente di più, ma che vorrebbe oltretutto impedire a suo marito di fare altrettanto. E questo, a mio avviso, è inumano. Scusami! Oh, prego, 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 prego. Vogliate accettare, caro collega, la testimonianza della mia stima? E mentre spero di contarvi quanto prima... più accogliente. Per prima cosa lo studio del signore sembra più grande e poi diventa una specie di fumoir per i signori dopo cena. Certamente, signora. Posso permettermi di chiedere alla signora se la signora è soddisfatta del mio servizio? Ma certo, soddisfattissima. E la signora non ha da farmi nessuna osservazione? No, ecco, una cosa da nulla. A tavola non dite a voce troppo alta il nome del vino che servite. Ah, bene. Fa sobbalzare e interrompe la conversazione. Ma lo faccio apposta, signora. Quando mi accorgo che la conversazione sta languendo, hopla, missione Prion 21, da la sveglia. Ma d'ora innanzi, visto che la signora è contraria, me ne asterrò. E va bene, piuttosto... Visto che la signora mi ha fatto una richiesta, posso permettermi a mia volta di domandare alla signora una cosa da nulla? Domandate? Ecco, io domando alla signora di evitare di suonare come fa 3 o 4 volte din din din. Ogni volta mi fa sussultare, mi dà l'impressione di essere in colpa e che la signora sia di cattivo umore. E che la sua impressione è spaventosa. La signora suoni una sola volta, din, semplicemente, e io verrò subito. A meno che la signora non provi una grande soddisfazione a fare din din din. No, no, farò attenzione. La signora mi scuserà, ma reputo che sia meglio dirsi subito certe piccole cose che non sembrano nulla, ma che alla lunga rischiano di creare dei malintesi, dato che, insomma, dobbiamo vivere insieme, è preferibile. Ma certamente, non volete altro? No, signora. Ho preparato lo smoking del signore sul suo letto, ma credo proprio che il signore non avrà il tempo di indossarlo. Perché che ore sono? Le 8:15, signora. Oh, la cena è per le 8. A più tardi, caro. A più tardi, signora. E statemi bene. Siete ancora qui, signorina? Aspetto che torni messia Marcelin per andarmene, signora. Ah, vi avverto che non avrà tempo di occuparsi di niente stasera. Abbiamo gente a cena ed è già molto tardi. Non prendetevi la pena di aspettare. È che non ha ancora firmato la posta stamattina. Bene, gliela farò firmare io prima di andare a letto. A domani, signorina. Il fatto è che mi aveva pregato di aspettarlo, signora. Gli dirò che sono stata io a pregarvi di andarvene. Forse non ne sarà contento, signora. Signorina,
Non vi crederete già indispensabile? Oh, non mi credo indispensabile, signora. Obbedisco all'ordine che ho ricevuto. Dato che siete così obbediente, signorina, andatevene allora. Signora, non è da voi che devo ricevere ordini. Vi prego di parlarmi in un altro modo, capito? La vostra insistenza a non volervene andare... È meno sgarbata, signora, della vostra insistenza a volermi far andare via. Sono qui da 24 ore. Mi avete rivolto la parola 3 volte e ogni volta l'avete fatto con un tono sprezzante, di cui non vedo il motivo. Ma per voi forse non c'è motivo. Che cosa vi rimproverate, signora? Oh, molte cose, signorina. L'insolenza del vostro sguardo, il modo di vestirvi, le vostre smancerie, la vostra andatura provocante. Provocante? Imbarazzante e veramente fuori posto in un ambiente come il nostro. Monsieur Marcelin, d'altronde, se ne è già dovuto rendere conto. Perché dite questo? Per una considerazione che mi ha fatto stamattina e che vi riguarda. Una considerazione? Sì, ecco perché mi permetto di dire che il vostro zelo è del tutto sprecato stasera. Lasciate lì la sua posta, date retta a me e cercate di trovarvi una sistemazione presso uno scapolo. Vi converrà molto di più. E se non capite perché lo dico, guardatevi, signorina. Credo che guardando voi, signora, sia tutto più comprensibile. Quello che ho di provocante lo vedo nei vostri occhi. L'ho visto subito, ieri, quando mi sono presentata. Oh, quello sguardo che mi scrutava dalla testa ai piedi. Entrava una nemica, vero? Una nemica? Che esagerazione! Trovavo semplicemente che avevate l'aria di una ragazza... Non tutti possono avere l'aria di una madre. 2 parole ancora e me ne vado. Non sono sicura che Monsieur Marcelin vi abbia parlato di me stamattina. Ma voi sì, gliene avete parlato. Vi ho sentito dire che, secondo voi, probabilmente sono tubercolosa. No, signora, non sono né tubercolosa né provocante. È molto più grave quello che ho. Ho 24 anni, signora. E, disgraziatamente, questo non è contagioso. Che puttanella! Ma me la pagherà! Ma è possibile che un uomo non veda quanto di pericoloso, di terribile ci sia in una donna simile? Che fortuna, Dio mio, che me ne sia resa conto subito! Vederla girare intorno a lui tutto il giorno sarebbe stato proprio carino, alla sua età. Ah no, grazie! Monsieur Fernand Holmes. Vengo subito. Buonasera. Ti amo. Fate attenzione. A cosa? A tutto. Perché? È tornato? No, non ancora. E allora? Ma vi dico che dobbiamo stare attentissimi. Ma perché? C'è qualcosa di nuovo? Forse. Ma che... Tacete. No, no, se n'è andata. Chi? Nessuno. Veramente entrando ho incontrato una ragazza incantevole che usciva di qui. Per prima cosa non è una ragazza, poi non è incantevole, l'avete vista male. Ha gli occhi a palla, il naso da bulldog e un'espressione da idiota. Veramente nella penombra mi è sembrata. La vedrete alla luce del sole. E quando? Mai. Venite qui e ascoltatemi bene. Ma cosa fai? Sembrate sconvolta. No, no, non sono sconvolta, sono nervosa, inquieta e tormentata per molte ragioni. Intanto sto sempre a chiedermi se Jean non dubiti qualcosa. Sì, e non sono sicura che non ci abbia visti ieri quando l'abbiamo incrociato in Avenue Wagram. Ma no, è impossibile che ci abbia visti. Il nostro tassì andava velocissimo e voi vi siete messe le mani sul viso. Ma così? No, via. È una vostra idea, vi assicuro. E se è solo questo che vi preoccupa, sono tranquillo. È vero, d'altra parte, che da un mese commettiamo una grossa imprudenza facendo quello che facciamo nei tassì. Ve l'ho detto 1000 volte. Se avessimo un incidente voi sareste perduta. Ci sono tanti alberghetti sulla Rive Gauche dove staremo 1000 volte meglio senza correre rischi. A proposito, il gomito vi fa ancora male? Ah no, per niente. E a voi la testa? Passato. È un bernoccolo. Allora presto, mettiamoci d'accordo per domani. Dove? E a che ora? Oh, domani. Oh,
aspettate, aspettate, dipende da... da un mucchio di cose. Abbiate fiducia, lasciatemi fare, statemi a sentire. Ieri pomeriggio, dopo che ci siamo lasciati, Jean e io abbiamo avuto una lunga conversazione su di voi. Su di me? Sì. Ha cominciato lui. Che cosa? La conversazione. No, è venuta così e io ho continuato. Poteva essere pericoloso. Ah no, era emozionante, era delizioso. Ah, sono stata scaltra, potete star tranquillo, perché ho parlato bene di voi, ma anche male. Gli ho detto che ti trovavo brutto e questo l'ha obbligato a dire il contrario. Per due volte gli ho fatto ripetere che sei un bel ragazzo. Ha detto da lui, mi ha fatto un tale effetto, non puoi capire. Non ne dubito, ma scherzavi col fuoco. Perché l'hai fatto? Perché volevo sapere se aveva dei sospetti. E ne ha? Lo sapremo stasera. Come? Ora ti spiego. Dopo cena cerca di parlare con lui da solo a solo e datti un po' di importanza. Hai capito? Non tanto. Jean, non ti considero un ragazzo, come dire... intelligente? No, no, non è questo, vedi? È più grave e meno grave di così. Ti ha conosciuto bambino e per lui non conti, capisci? Io voglio invece che tu conti per lui. Voglio che stasera tu parli con lui in modo molto serio. Ma di che? Oh, di quello che vuoi. Ieri gli ho detto che sei un ragazzo retto, onestissimo. Dagli questa impressione. Ma non potrò mai. Ma sì. Ma no, ti assicuro. E poi perché vuoi che lo faccia? Perché non ho che un sogno, che ti prenda come segretario. Ora appunto se ne presenta l'occasione. Sì, ma senti, ragiona un po'. Mi hai detto che ha dei sospetti. No, lo temo soltanto. Hai l'impressione che ci abbia visti in quel tassino? Ah, non è che è un'impressione, perché per la verità non ci ha visti. Ah no? Stupidone mio, se ci avesse visti me lo avrebbe detto, figurati. Io credo invece che lui creda di averci visti e la mia forza è che io lo so. Io sono sicura di averlo visto. Lui crede di avermi vista. Hai capito? Presa poco. Ora, io non ho altro scopo che sviarlo da questo sospetto. Se ci riesco, pensa, averti qui in casa tutto il giorno. Ah, sì, certo. Già ieri quando gli ho detto che non ti trovavo bello, deve essere rimasto sorpreso. Dagli l'impressione stasera che tu sei un uomo serio, onesto, leale, soprattutto leale, hai capito? E è fatta. Sì, sì, ma se mi confondo... Oh, ho previsto tutto e gli ho detto che con lui sei sempre in soggezione. Ah, a proposito, non meravigliarti se ti chiede stasera di dargli del tu. Eh? Sì, gli ho detto che di sicuro è questo che ti mette in soggezione. Del resto è vero. E niente è più imbarazzante che dare del voi a uno che ti dà del tu. Oh, lo ha capito benissimo. Vedi come sono furba quando mi ci metto? Sì, ma mi fai anche paura. Oh, ma non rischiamo niente. E se riusciamo a convincerlo che i suoi sospetti sono infondati, senti bene quello che ti dico. Entro 24 ore sarai il suo segretario. E conosco qualcuno che sarà messo alla porta. Chi? E la cuoca. Perché? Oh, sarebbe troppo lungo da spiegare. Vedi, più gli uomini sono intelligenti, meno sono furbi. Vuole la gioventù intorno a sé? L'avrà. Sì, va tutto bene. Ma quello che interessa a me è domani. Già oggi non ci siamo visti. Sono stata impegnata tutto il giorno. Sì, ma non con me. Stasera io farò quello che volete voi. Domani voi farete quello che voglio io. Lasciate che vi porti in un alberghetto. Non lo conosco, ma pare che sia... No, 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 no. Muori dalla voglia. Ho ancora più merito a dirti di no. Se vuoi, alle 3 davanti al museo di Cluny. Ma certo che voglio. Ma avrei preferito... Saremo già sulla Rive Gauche. Ti adoro. È proprio vero? Ah sì, tu me lo dici e me lo dimostri, ma non me lo spieghi mai. Voglio sapere perché mi ami, ragazzo caro. Tu almeno lo sai. Non me lo sono mai chiesto. Ah sì, voglio sapere perché mi ami malgrado... Malgrado? Malgrado non abbia più 20 anni. Malgrado? Ma è proprio per questo che tu mi piaci. Sì, le donne di 20 anni, tu sapessi come sono stupide, tutto è loro dovuto, niente ne meraviglia. Invece le donne che non sono più giovani, è sbalorditivo, è come se non se l'aspettassero più. Taci, taci, è terribile, mi sconvolge quello che dici. Ecco, in questo momento potremmo... Vuoi? Ah no. Vuoi? Oh, sì che abbiamo tempo. Vieni qui nell'angolo. No, ne avrei proprio voglia, vedrai. Scommetto che per 3 minuti non entrerà più nessuno. Ecco, tu saresti stretto a me e a questo punto sarebbe già cominciato. Mamma scalzone. Pensa, non è passato neanche 1 minuto e mezzo. Avrei potuto il tempo, senza scherzo. 2 minuti.
E sarebbe finito. Tu ti sistemeresti i capelli, io mi rifarei il nodo alla cravatta. Andresti incontro a mio padre e mia madre, con le guance un po' rosse, le gambe che ti tremano, e diresti loro... Buonasera! Buonasera, Nessino! Buonasera, figliolo! Sei già qui? Buonasera, papà! Buonasera, figliolo! Stai, mamma! Ecco un ragazzo che non sarà mai puntuale quando non è in ritardo, è in anticipo! No, non sono in anticipo, papà! Siete voi in ritardo! La cena era per le 8, sono le 8 e 7 e io sono qui da 5 minuti! Le 8 e 7? Ma certo, signora! Guarda, come mai Gian non è ancora qui? Forse è di là? Ah no, lo saprei! A meno che non sia rientrato senza suonare, ma non è sua abitudine. Sei lì, Jean? Jean? No! No, non c'è! È strano, però. Ma perché è strano? Forse sarà stato trattenuto da un cliente. A che ora è uscito? Verso le 5, dopo le visite. Non sapete che cosa avesse da fare? No! Avrà notato i suoi appuntamenti sulla gente. Ma sì, di solito sì. Non c'è che da guardare. Ecco qui l'agenda. Oggi è il 24, 24, no? Sì. No, è il 25. Oh, oggi aveva 1, 2, 3, 4, 5 visite da fare. Scusate un po', alle 5 Madame Petrè. 5.30 Marchese de Fayette, Rue Bizet, le 6 Pellegrini. 6.30 Madame d'Herbigens, ospedale americano. E alle 7 il bel di Tunisi all'Hotel Creole. Quest'uomo non rientrerà prima delle 9. Perché? Ma come perché, mia cara? Si direbbe che mi siete sposata con Jean questa mattina. Non mi capita di rientrare 2 o 3 volte alla settimana più tardi del previsto. Oh sì, è vero, sono ridicolo. Ma no, cara, non siete ridicola. Ma è evidente che un medico non può disporre di se stesso. Ma soprattutto un medico generico. Noi radiologi non abbiamo di queste segreterie. È vero, non fate mai visite a domicilio voi. I nostri apparecchi non sono portati. E poi la durata stessa della visita non è proporzionata alla gravità dei casi, che sia una frattura a una spalla, una lisca in gola o un ulcero allo stomaco. Perdiamo solo il tempo per fare una foto. Eh già. Mentre per un medico la cosa è diversa. Può stabilire quanto vuole sull'agenda, che resterà solo un quarto d'ora al capezzale del malato. Ma poi tutto dipende dal malato. Naturalmente. Può sempre capitargli durante la visita di essere chiamato al telefono da un altro cliente. Certo. E bisogna anche mettere in conto le morti improvvise. No, le morti non sono niente. Ma come non sono niente? No, voglio dire che non è grave. Ma come non è grave? Cosa vuoi di più? Cerca di capirmi, Dico che con una morte si fa presto. La si accerta e poi finisce. Tu fai così con la testa, come per dire che te l'aspettavi, dici una parola gentile alla famiglia e te ne vai. Quello che è terribile è il malato. Il malato si aggrappa a te e dice: dottore, restate, non mi sento bene. Non si finisce più. Perché i malati non guardano mai ora. Loro se ne fregano anche se avete persone a cena. Perciò vi giuro che un quarto d'ora, anche un'ora di ritardo. Sì, avete mille volte ragione. Ma il fatto è che da 24 ore sono estremamente nervosa. Voi sapete com'è. Ma sì. Calmatevi adesso, mia cara. Sì, finito. Oh. Che è successo? Non è niente, signora, non è niente. Come niente? Voglio sapere cos'è. Era il porto, signora. Ah, bene. No, di sicuro non è lui. Lui rimane col dito sul campanello finché non gli si apre. Non muoviamoci. Ma chi può essere a quest'ora? E allora? Che cosa fate qui? Andate ad aprire, no? Chiedo scusa, signora. Deve essergli successo qualcosa. Ma no. Zitto. Una voce d'uomo. E allora? Mia cara, ma perché non viene a dirci che succede? Che cos'è? Signora, una persona ha riportato la giacca del signore. Quale giacca del signore? Questa qui, signora. Ma
Non è quella che indossava stamattina? Mi pare proprio di sì, signora. Chi l'ha riportata? Non lo so, signora. Come non lo sapete? No, signora. Non avete aperto voi la porta? Sì, signora. E dunque avete visto chi ha portato questa giacca? Ma certamente, signora. Allora perché dite che non sapete chi l'ha portata? Ma signora, perché non ho mai visto quell'uomo? Com'era? Ricordo un po' Victor Hugo, barba e capelli bianchi. E non gli avete domandato niente? Cosa voleva che gli domandassi la signora? Che cosa vi ha detto? Mi ha detto, il dottor Marcelin? Io gli ho risposto, abita qui. Mi ha messo questa sul braccio e se n'è andato. E vi sembra normale? Confesso che sul momento, signora, non ci ho visto nulla di straordinario. Correteli dietro in fretta, su! Ma deve essere lontano ormai. Forse ancora per le scale. Noi abitiamo al piano terra. Oh, sì, è vero, scusate. Correte, correte, correte! Amici miei! Non perdete la testa, andiamo! Mi è capitata una disgrazia, ne sono sicura. Ma perché una disgrazia? Perché? Perché no? Perché da qualche minuto ho un presentimento. E allora? Signora, evidentemente non ho potuto raggiungerlo. Cosa gli sarà capitato? Può darsi che il signore abbia dimenticato la giacca da qualcuno. Ma da chi volete che abbia dimenticato la giacca? Che idiozia! Può darsi che l'abbia persa. Persa? Non si perde la propria giacca. In un taxi, alle volte. In un taxi? Non c'è proprio motivo di... Dico quello che mi viene, signora. Vi vengono solo scemenze. La signora mi scusi. No, credo che ci sia qualcosa di molto più grave. Io... Mantenete il sangue freddo, sì. Vorrei vedere voi. Forse gliel'hanno rubata. Non diciamo imbecillità. Ma non sto dicendo imbecillità. E invece sì. Potreste forse guardare nelle tasche della giacca. È vero, questo è intelligente. Sì. Grazie, papà. Trovato qualcosa? Sì, il portafoglio. Vedi? Sì, ma potrebbe essere vuoto. No. Ci sono 4.000 franchi. Quindi non gliel'hanno rubato? No. Questa è già una buona cosa. Le altre tasche sono vuote? In questa c'è il fazzoletto. In questa, no, non c'è niente. In quest'altra, ecco, un cachet. Ce n'è un'altra di tasca. Oddio mio! Cosa c'è? Sento una busta sigillata. Sigillata? Sì, sento un sigillo di cera lacca. E allora, datemela. No! Cosa? Questo è il mio testamento. Oh, Lucinda, ma siate coraggiosa. Voi dategli dei colpetti sulle mani, voi altri. Bisognerebbe farle respirare un po' d'aceto. Ma dove lo troviamo a quest'ora? Ma la cucina, perdiana! Ma sì, è vero. Oh, Lucinda, cara, tornate in voi. Si è affogato sicuramente. Sicuramente! Ma no! Sì! Il cuore di una moglie non si sbaglia! Si è ucciso per il dispiacere! Ma come per il dispiacere? Sì! Non avevo dispiacere! Ma sì, so quello che dico! E quello che mi ha detto ieri mi ritorna in mente adesso! Cose che mi sono sembrate strane ieri, ma che oggi mi appaiono così chiare, così luminose! Che genere di cose? Cose come... la vita è breve! Vabbè. Nessuno è indispensabile a nessuno, ma era soprattutto il modo in cui le diceva che era particolare. Comunque un fatto è certo, ha voluto prendere il tè con me, non lo aveva fatto da almeno 3 anni forse. Oh, se è così, ma allora non capisco più perché. Cosa? Niente. Vi sentite un po' meglio? Sì. Allora, coraggio. Cosa fate? Ladro per Dinci! Non so se ne avete il diritto! Come non ne ho il diritto? Cosa c'è scritto sulla busta? Questo è il mio testamento! E poi? Il mio notaio, Monsieur Belloc, sarà il solo autorizzato a prenderne conoscenza! Ecco, vedete? E voi pensate che aspetterò un minuto di più per sapere cosa è successo? Quello che ha fatto lo dovrà dire sicuramente! E se non è morto, se è soltanto ferito, potrò forse arrivare in tempo e salvarlo! Quello che dice Madame Marcelin è molto giusto! Bisogna sapere quello che ha fatto!
Se si è buttato nella Senna, per esempio, forse lo hanno ripescato. Oh, per me è questo che ha fatto. Si è tolto la giacca sul ciglio del fiume e... Coraggio, mia cara! Oh, ne ho, ve lo giuro! Bisogna sapere, presto! Questo è il mio testamento. Caro notaio e amico, com'è tranquilla la sua scrittura, è spaventoso. Forse l'ha scritto un anno o due fa. Che cosa? Il testamento. Non c'è data. Non... Guardate in fondo. Ah sì, 25 aprile 1934. Oggi! Caro notaio e amico, non ne posso più. Non ne può più? Si è ucciso! No, non lui, sono io che non ne posso più. Ah, ecco, leggete voi. Sì, sì. Per piacere. Guardate qua. Caro notaio e amico, quando leggerete queste righe io avrò cessato di vivere. Oh, ma tutti i testamenti è scritto così. È l'usanza. Ah, sì, sì, è vero. Avete ragione, andate avanti. Ecco le mie ultime volontà. Primo, questo testamento annulla i precedenti. Secondo, eccezione fatta per i mobili e gli oggetti d'arte che mi appartengono e che resteranno proprietà di colei che porta il mio nome, desidero che del mio patrimonio siano fatte tre parti uguali. Tre? Sì. La prima sarà per mia moglie, Lucie Marcellet. La seconda? La seconda andrà a Madeleine Courtois 77 Boulevard Raspail. Come? A Madeleine Courtois 77 Boulevard Raspail. E la terza sarà per Juliette Courtois, stesso indirizzo. Cosa? Sì. Ma chi sono queste donne? Una di queste due persone. Datemelo! No. E allora leggete, voglio sapere! Una di queste due persone è mia figlia. Sua figlia? E l'altra? Sì, non oggi. Sì, sì, oggi, sì! Voglio sapere tutto oggi, dato che comunque dovrò saperlo domani o fra due giorni. Avanti, avanti! Mi consola! Avanti! Una di queste due persone è... Chi, sua figlia, va bene. E l'altra? E l'altra è la mia amante. La tua amante? Ma no, l'amante di lui! Ah, bene. Aveva un amante e una figlia. Ah, ecco, ma è lei, ne sono sicura. Lei chi? La sua segretaria. Mademoiselle Moreau! Ma no! L'ha sostituita due giorni fa con una specie di ragazza bruna che non resterà qui un giorno di più, ve l'assicuro! Le Courtois! Ne sono sicura, e lei il nome mi aveva colpito, ecco perché! Che orrore! E faceva entrare la sua amante nel domicilio coniugale! Ma perché dite la sua amante? Come perché? Potrebbe essere sua figlia! Sua figlia? Oh, no! Perché no? Adrien ha ragione, potrebbe essere sua figlia! Ma ti ripeto che il nome mi aveva colpito, Le Courtois, ne sono sicura! Sì, ma tutte e due si chiamano Le Courtois! Tutte e due? Sì, permettete. La seconda parte... Andrà a Madeleine Courtois 77 Boulevard Raspail e la terza sarà per Juliette Le Courtois, stesso indirizzo. Una di queste due persone è mia figlia e l'altra è la mia amante. E non dice qual è la sua amante. Giustissimo. Perché non guardate nel portafoglio? Per fare che? E può darsi che ci sia una fotografia, una lettera, un'informazione, qualche cosa insomma. Ha ragione. No, qui non c'è niente che... Non c'è uno scomparto segreto? Ah sì, qui, sento qualcosa. Due foto, sono loro, sicuramente. Questa è lei di sicuro. E l'altra foto, una bambina di 3 anni che le somiglia. Ma dunque, avevo ragione. Ma non m'era venuto in mente che potessero avere una bambina. È spaventoso. Ma perché ha voluto portarmela in casa e farmela conoscere? Possiamo noi sapere cosa passa per la testa di un uomo che vuole finirla con la vita? Forse lo spiega più avanti. Ah sì, avete ragione, leggiamo fino in fondo. Sì, allora. La divisione in tre parti del mio patrimonio sarebbe stata diversa
se 48 ore fa il caso non mi avesse informato della cattiva condotta di... Oh! Lo sapeva! Sì! Sì, caro, eravamo pari. Eccola la spiegazione! Si vendicava! Crudelmente! Continuate! Dopo 27 anni di matrimonio, Lucy mi è infedele in un modo che non manca di un certo lato piccante. Infatti è diventata l'amante di... Non continuate! Troppo tardi! Ho visto il nome! Esci, ragazzo! Stavo uscendo, papà! Perdonatemi, ma nel mio turbamento avevo dimenticato che era vostro figlio. Con Fernand, il miserabile! Non ne posso più. Margherita, mia cara, siate buona, non ne posso più neanche io. Leggete voi, ora che sapete tutto, leggete in fretta, bisogna sapere quello che ha fatto. Sì, trovo piccante che un figlio, senza saperlo, vendichi. Margherita! Cosa c'è adesso? Margherita, mia cara! Margherita! Non leggere! Ma sì, bisogna che sappiamo! Leggete! Sì, trovo piccante che un figlio, senza saperlo, vendichi l'onore di suo padre. Che cosa vuol dire? A tale proposito desidero che sulla somma che possiede in conto corrente presso il mio agente di cambio sia rimessa al mio vecchio amico Adrian Worms la somma di 100.000 franchi, poiché 30 anni fa sua moglie era proprio bella! In fede fatto a Parigi il 25 aprile 1934, Jean Marcelin, Cristo di Dio! C'è scritto così? Ma questo lo dico io! Povero caro! Miserabile! Adrien! Vabbè, sì, è vero, la morte cancella tutto, ma comunque... Pensate a me, caro! Ti spiegherò! No! Non spiegarmi niente, non davanti a Fernand! Fra poco, a casa! Ma studiamo il testamento presto! E non diciamo niente! Per l'amor del cielo! Non diciamo nulla! Presto! Presto! Abbiamo visto me! Ecco! Oh, sì, là! E lui? Scusate, mi dispiace di essere in ritardo, ma mi è capitata l'avventura più stupida del mondo. Ero andato da Pellegrini, il mio sarto, a provare un abito nuovo e rivestendomi mi sono sbagliato. Ho rimesso la giacca nuova e ho lasciato la vecchia dal sarto. Dopo un'ora me ne sono accorto, sono tornato dal sarto ma era chiuso. Allora sono andato a Bois Colombes dal tagliatore che aveva la chiave della sartoria, l'ho fatto venire con me a Parigi, abbiamo frugato dappertutto e non ho ritrovato la giacca. È una cosa che mi secca enormemente, prima di tutto per il mio portafoglio e poi perché c'era un messaggio stenografico che pensavo sono fatto 8 giorni fa e che... Ma eccola qua! Sì, eccola! Ma come è arrivata qua? E l'ha portata un uomo! Ah, oh, era giù, il vecchio fattorino! Ecco! Oh, meglio così! Mi sarei tormentato tutta la notte! Scusate, signore, mi perdonerete se cenerò vestito così? Fa piacere ritrovare le proprie cose, il portafoglio, il fazzoletto... Porco cane! Non trovo il, come dire, la stenografia in questione. Nessuno ha toccato la mia giacca, naturalmente. Oh, forse il foglio che cerchi è caduto dalla tasca. È proprio di questo che ho paura. André! Signore? L'uomo che riportava la giacca, l'aveva avvolta in qualche cosa? No, signore, l'aveva sul braccio. Ecco, è una mania quella di portare i vestiti così sul braccio. Un'imbecillità! Mi dispiace vederti contrariato. Non puoi farci niente, che vuoi? La signora è servita. A tavola! Non ha frugato nessuno nelle mie tasche, eh? Non hanno preso niente. Parola d'onore! Parola d'onore! Devo dire qualcosa a tuo figlio. No, ma tu puoi rimanere. Fernand! Tu mi dai il voi e io ti do il tu. Era normale finora, ma oggi tu sei l'uomo e questo non ha più ragione d'essere.
D'ora in avanti ti darò del voi. Andiamo a casa. Per favore, qui, subito. Bene, signore. Sempre quel frutto di cui non conosco il nome, signore. Imparatelo, grapefruit. Lo scriverò, non so come, ma lo scriverò. Si dovrebbe scrivere. P-O-M-P-E-L-M-O. Pompelmo. Ah, ecco, ecco, ecco. Pronto? C'è messo i Pellegrini? Me lo chiami, per favore, da parte del dottor Marcelin. Pronto, pronto, Pellegrini, buongiorno, caro. Ieri sera mi avete fatto riportare a casa la giacca che avevo lasciato da voi inavvertitamente. Sì, sì, e vi ringrazio. Ma volevo dire, dalla giacca deve essere caduto qualcosa. Stamattina non avete trovato niente? Sì, sì, una cosa importantissima, una busta sigillata. No? Beh, chiedete a qualcuno del personale. Pronto? No? Niente? A meno che non sia caduta mentre non la riportavano qui. Sì, sì. D'altra parte, dato che non c'è più, devo credere di sì. Grazie, grazie, grazie. Pronto? Lo studio di Madame Belloc? Passatemi il Monsieur Belloc, per favore. Il dottor Marcelin. Pronto? Sei tu, Belloc? Dimmi, per caso, stamattina non ti hanno lasciato una busta sigillata? Sì, sì, un testamento che forse è caduto per la strada. Mio, sì. Sì, ieri sera. Il tuo nome e il tuo indirizzo. Sì, sì, ma questo, vedi, annullava quello che hai tu. No? Accidenti. No, se l'avesse trovato qualcuno, a meno che non volesse tenerselo, l'avrebbero fatto avere a te o a me. Sì, sì, è molto seccante, e non solo per me. Speriamolo. Ad ogni modo, se qualcuno te lo portasse, telefonami subito. Grazie, grazie. Arrivederci, caro. In sala c'è una persona, signore. Che cosa vuole? Chi è? Chi è? È una signora in lutto stretto. Che cosa vuole? Vorrebbe vedere il signore subito per 5 minuti. No. La mattina non ricevo. L'ho detto alla signora, ma insiste. Dice che è molto urgente. Ma non può essere urgente, andiamo. Sei in lutto stretto, è troppo tardi. Non posso fare più niente per lei. La vedrò tra un momento. Mademoiselle Courtois è arrivata? No, signore, non ancora. Il signore ha finito? Sì, sì, sì. Oh, sei qui? Sì, lo vedi, no? Cosa vuoi? Dirti buongiorno. Buongiorno. C'è qualcuno che aspetta di là? Ah, sì? Sì, non hai sentito suonare? Sì, ma siccome non ricevi mai la mattina, ho pensato che fosse un fornitore o la tua segretaria. Beh, adesso sei tornata. Vai, vai. E non stare a girare attorno al mio studio in vestaglia, ti supplico. Ero venuta a dirti buongiorno. E tu mi hai detto buongiorno. Io ti ho risposto buongiorno, siamo pari. Adesso puoi andare, vai, vai. Vai.
morto. Ma chi gli è morto? Nessuno. E questo velo? Oh, me l'hanno prestato una mia amica che ha appena perso suo padre. Devo parlarvi immediatamente, ma per nessuna ragione al mondo bisogna che si sappia che sono venuta qui. Ecco perché ho messo questo velo. Lucia ha attraversato il salone senza riconoscermi. Ha attraversato il salone? Sì, in vestaglia, un attimo fa mi ha visto e ha detto: oh, scusatemi, ed è filata via. Evidentemente non si aspettava di trovare dei clienti in salone a quest'ora del mattino. No, sapeva che c'era una donna e l'ha fatto apposta. Lasciamo perdere. Sì, lasciamo perdere. Jean, devo rivelarvi una cosa spaventosa, perché vedo che non sapete niente. Sto per tradire un segreto, ma il ricordo delle nostre passate follie mi è sembrato che non avessi il diritto di nascondervi la verità. Sono al corrente di tutto, Marguerite. No. Ma sì. Ma no, vi dico di no, lo so quello che sapete, ma quello che ignorate ve lo dirò io. Era nella vostra giacca. Che cosa? Il testamento, sì. E siccome vostra moglie era convinta che vi fosse capitata una disgrazia, l'ha aperto. E l'ha letto? L'abbiamo letto tutti a turno ad alta voce. Oh, signore Dio! Potete proprio dirlo. Ma allora? Beh, allora adesso sono tutto. Ma come se permesse ad aprire un plico sigillato? Era inevitabile, mio caro. Inevitabile? Sì, la giacca riportata misteriosamente da uno sconosciuto. Voi che eravate in ritardo, noi che cominciavamo ad essere preoccupati. Il testamento in tasca, la giacca. E via, via, pensate anche a lei. Vi giuro che c'era da essere spaventati. Vi si immaginava in maniche di camicia pronto a buttarvi da un ponte. Oh, sì. Mettetevi nei nostri panni. Non si poteva non aprire la busta. Bisognava sapere subito. Era una tragedia. Evidentemente. E dopo è diventato un dramma. In 3 minuti vostra moglie ha saputo che avevate una figlia e un amante. Io ho saputo che mio figlio era l'amante di vostra moglie. E mio marito ha saputo che ero stata la vostra amante. In genere siete un uomo discreto, ma quando vi ci mettete... Adesso rido perché siete vivo e vegeto, ma vi giuro che in quel momento eravamo in una situazione angosciosa, pazzesca. Ma anche stupenda. Oh, stupenda. Ah, sì. Forse vista da lontano, ma da vicino, credetemi, non aveva niente di stupendo. Lucia e io siamo svenute. Adrien era livido, Fernand era verdastro. Eppure quando sono rientrato... Oh, in un secondo la situazione si era capovolta. Voi non eravate più in pericolo di vita e noi, che stavamo per scagliarci l'uno contro l'altro, ci siamo alleati contro di voi. Contro di voi che ci avevate fatto passare un orribile quarto d'ora. All'improvviso era nata fra noi una specie di intesa. Senza essercelo detto, ci siamo trovati d'accordo e abbiamo preso la strada più semplice. Ci siamo detti non una parola e nascondiamo il testamento. Era la decisione più saggia. Ma dipende. E va bene. A che pensate? A tutto questo. Naturale, ma cosa pensate soprattutto? Penso soprattutto alla cena, durante la quale davanti a me avete saputo dissimulare così bene i vostri sentimenti. Ah, è straordinario. È istruttivo. Non penserete di essere l'unico ipocrita di Parigi? No, ma anche voi quattro non scherzate. Oh, ma ditemi, voi e Lucie? Che cosa? Quando siete rimasti soli? Ma buonanotte, buonanotte, come tutte le sere. Nessuna allusione? Niente, neanche una parola. Vi invidio. Eh? Oh, se sapeste, mio marito, è stato necessario dire tutto. Che gli raccontassi la nostra avventura per filo e per segno. Ha voluto conoscere i minimi dettagli. Ma che idiota, dopo 30 anni non ha avuto l'intelligenza di tacere. No, no. Ma è spaventoso. Per lui era spaventoso. Non per voi? Meno per me. Rivivevo le ore movimentate della mia giovinezza e mi accorgevo che non ne avevo mai parlato con nessuno. Era la prima volta che lo raccontavo e finivo per dimenticare che era a mio marito che dicevo tutto. E allora mi sono resa conto che quella colpa, la sola colpa della mia vita, era stato il solo momento gradevole di tutta la mia esistenza. Grazie. Ah, mi avete detto una cosa spaventosa, immorale, ma che può giustificare, far perdonare qualunque cosa. Cerchiamo di essere virtuosi, di comportarci bene, e poi un giorno ci accorgiamo che i momenti più belli della vita sono quelli che abbiamo rubato per commettere delle colpe. Tutto quello che ci piace mangiare fa male allo stomaco. Eh sì, proprio così. La vita è male organizzata. Sì, molto male, soprattutto in questo momento. Buongiorno, Micetta. Buongiorno. Micetta, com'è tutto lontano. E com'è presente. Rivedo tutti in questo momento. Oh sì, anch'io. Avenue Malakoff numero 18.
Non c'è volta che passandoci davanti io non alzi gli occhi verso le tre piccole finestre del quarto piano. No, era il secondo. No. Ma sì, è la stessa cosa, sono passati 30 anni. Ricordate la volta che non trovavamo i biscottini? Quanto abbiamo riso! E la storia della vasca da bagno. Oh! Santo cielo! Quanti anni ha vostro figlio? No, non abbiate paura. No, sarebbe terribile. Mi giurate che non è mio? Ve lo giuro. No, non scherzate, sarebbe abominevole. Siete sicure che è di vostro marito? Non vi ho detto che è di mio marito, vi ho giurato che non è vostro. Ma allora? Allora? Cosa? Non era la vostra unica colpa? Sì, sì, era la stessa che continuava. Come sarebbe? Era la stessa perché l'ho commessa per cancellare quello che c'era stato con voi. Ero così addolorata quando mi avete lasciata... Che vi siete fatta fare un figlio da un altro. Esattamente. Ed è questo figlio che mi ha permesso di dimenticarvi. Ed è grazie a lui se non vi ho odiato. Comunque non lo autorizzava a farmi cornuto. Ce l'avete con lui? E lo credo bene. Avete torto. Non dovete avercela con lui. Avevate esattamente la stessa età quando noi abbiamo ingannato Adriano. Sì, ma... E se voi gli diceste l'hai fatto con mia moglie, lui vi risponderebbe non bisognava farlo con mia madre. Del resto nel testamento lo dite voi stesso, dite che trovate piccante che un figlio dopo 30 anni vendichi l'onore di suo padre. Sì, ma dato che non è suo padre, di che cosa si mischia? Se l'avessi saputo prima avrei messo anche questo nel testamento, così sarebbe stato completo. A proposito, dov'è il mio testamento? Se l'è tenuto lì, l'ha messo nel corsetto e sicuramente non gli ha cambiato posto. Ma non mi dite niente della reazione che ha avuto quando non, l'ha letto? Non è che non mi piacerebbe dirvelo, è che non oso farlo. Ma perché? Fatelo, fatelo. Vi prego, vi prego. Bisogna che sappia esattamente quello che è successo. E va bene. Dopo il brutto colpo che ha avuto, si è subito domandata quale delle due possa essere vostra figlia. Ma come sarebbe? Per bacco, la vostra frase è scritta in un modo che non si riesce a capirlo. L'avete fatto apposta, no? No, no, parola d'onore. La frase è venuta come è venuta, e se è un rebus è del tutto involontario. Dunque, si è subito domandata quale delle due possa essere mia figlia. Sì, ma ha smesso di domandarselo dopo che ha scoperto nel portafoglio le due fotografie. Cosa? Lei ha... Ah, no, no, non avrebbe dovuto. E vi credeva morto. Ha ragione di più. Poteva aspettare qualche giorno, no? Aveva tutto il tempo. Frugare nelle tasche di un vivo è una grave indiscrezione, ma c'è la scusa della gelosia. Frugare nelle tasche di un morto è una profanazione. Obbligatoria, ne convengo, ma non urgente. D'altra parte dubito che mi abbia creduto morto. Oh, no, non ditelo, no, vi giuro che era sincera. Tanto peggio, allora. E perché tanto peggio? Perché non mi pare che abbia mostrato molta gioia nel rivedermi vivo. Penso invece che quando ha visto voi poco fa con questo velo lugubre si sia detta... Una vedova! Oh, che fortunata! Oh, non dite così! Lasciamo stare. E torniamo alle foto. Io non ho capito che cosa ha pensato. Santo cielo, la vostra bambina assomiglia talmente a sua madre che non si può dubitare. Ma voi trovate che la somiglianza... Ah, è lampante! È normale! E a chi dovrebbe somigliare? Volete vederla? La foto? No, la persona. Vederla? Sì, è appena arrivata. L'avete lasciata venire? Naturalmente, ma perché avrei dovuto impedirglielo? È solo da 5 minuti che so tutto. Oh, sì, è vero. Ma adesso che sapete, vi avverto anche che Lucia emette di farvela licenziare. Non gliene lascerò il tempo. Rimetto il velo? Perché? No, non vi conosce. Forse non la rivedrete più. Restate così. Non mi piace chiamarla col campanello. Lo capisco. Buongiorno, signorina. Buongiorno. Permettetemi di presentarvi la mia nuova segretaria, che sta mangiando del torrone al pistacchio. Signorina? Signora? È buono, almeno. Buonissimo. Ah, è importante. Avete dormito bene, signorina? Molto bene, grazie. E voi, signore? Non troppo male, grazie a Dio. La posta? È davanti a voi. Ah, sì. Ieri sera, quando sono rientrato, eravate già andata via. Vi spiegherò perché ho dovuto andare. No, no, non è un rimprovero. Erano già le 9. E prima di andare a dormire mi sono dimenticato di firmarla. Incantevole. Ecco qua. Ci sono ricette da fare? Per chi? Per la signora? No, no. Il male di cui la signora ha sofferto tempo fa è completamente passato. Non è vero? Completamente. Ma per voi, signorina, una ricetta a voce. Non troppo torrone al pistacchio. Signora,
sono sicura, è vostra figlia e non lo sa. Non male come idea, ma inesatta. È la mia amante e non lo sa. No, 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 è vostra figlia. Forse è mia figlia. Oh, non scherzate, vi dico che è vostra figlia. Che cosa ve lo fa credere? Il vostro modo di guardarla. Quando si hanno tanti anni più della propria amante, la si guarda sempre un po' con occhi paterni. Se fosse mia figlia, avrei l'aria di un ragazzo davanti a lei. Allora è veramente la vostra amante? A forza di mentire, non lo so più neppure io. D'altra parte, preferisco non saperlo. Meglio così. Se si scoprisse qualcosa, mi ritenereste responsabile. No. Serbate il vostro segreto. Tenterò. E che cosa farete? Francamente ancora non lo so. Quale sarebbe il vostro ideale? Mia cara, alla nostra età non si hanno più ideali. Si accettano le cose che capitano e poi si dice, era il mio ideale. Dovrei divorziare, naturalmente. Oh no! Sì, sì, sì. Ne avete proprio voglia? Divorziare? Non lo so. Non so se sarebbe una follia oppure saggezza. No, no, no. Sapete perché non ne ho voglia? Perché l'amate? Chi? Mia moglie! Ma come siete ingenui! Divorzierei se l'amassi! Sarebbe terribile per lei! Sarebbe un regalo! È molto più crudele se resto! Come dirle, tu mi hai tradito e io me ne frego! Per lei non sarà così! In fondo lei vi ama! No, no, non ditelo, altrimenti me ne vado subito! No, almeno questa è la mia impressione! Diffidatene, perché è falsa! Io l'ho sempre tradita, capite? Sempre! Se mi avesse amato, l'avrebbe intuito! Non è il suo comportamento che mi ha allontanato da lei, è il mio. Amarci, quando abbiamo passato la notte intera stando vicini senza tirarci in testa tutto quello che avevamo sotto mano. No, 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 non è questo l'amore, è proprio il contrario dell'amore. Vedete, Lucia ed io formiamo una di quelle coppie deplorevoli, e così numerose, ahimè, che essendosi unite senza ragione, non troveranno mai una ragione per separarsi. E sarà la nostra punizione. E la nostra salvezza anche, perché chi non ha diritto alla felicità non ha nemmeno diritto all'infelicità. Non sono i nostri tradimenti che ci riavvicineranno, no, no, è la nostra reciproca indifferenza. È questo che ci permetterà di vivere vicini. Come dei buoni amici. Come dei parenti. Diventerà una della famiglia. Già ci vedevamo poco, adesso non ci guarderemo più. Vivremo di profilo. Ci organizzeremo un'esistenza da egoisti e ci accontenteremo di non essere infelici. Comunque sempre vostra moglie e porta il vostro nome. Porta il mio nome. Non trovate che anche in questo c'è qualcosa di barbaro? Porta il mio nome. Come il mio cane porta il collare. Dovrebbe portare anche il mio indirizzo perché me la riportino quando si perde. Ho sentito chiudersi la porta e sono entrata per metterti al corrente. Non mettermi al corrente di niente perché sono di pessimo umore. Senza motivo la mia segretaria mi ha appena detto che non potrà stare alle mie dipendenze. A meno che tu non sia in pericolo di vita, non parlarmi niente, ti supplico. Hanno suonato, vai, vai, vai per la tua, vai, vai. Che cosa c'è? Messie Boros, signore. Padre o figlio? Padre, signore. Meglio che sia lui. Bene, bene, grazie. Uscite per di là. Oh, arriva il momento giusto. Ti ho telefonato 4 volte senza riuscire a trovarti. Vai immediatamente all'Hotel Crillon e metti a disposizione del Ben Tunisi che ti sta aspettando. Il Ben Tunisi? Sì, sì, ha un reumatismo al ginocchio. Ma siccome crede che sia una frattura, bisogna fargli una radiografia. Una visita di cortesia. Prima lo tranquillizzi, poi gli fai una radiografia e verso le 9 mi telefoni il risultato. Veramente avrei voluto... Non so quello che avresti voluto, so che il Ben Tunisi ti sta aspettando. Vai, corri, via, vai, vai. Mi potete concedere 5 minuti? No! 10, 20, 30. 5 minuti mi basteranno, ma bisogna assolutamente che io vi parli subito. Che cosa c'è? Questa mattina avevo quasi deciso di non venire. Per quale motivo? Perché ieri sera, fra vostra moglie e me, è successa una cosa grave, molto grave. È stata sprezzante, offensiva, e poi a un certo punto ha oltrepassato la misura. Mi ha oltraggiato, mi ha detto cose terribili. E cioè? Che qui ero fuori posto, che avevo sbagliato casa e che non dovevo più rimanere. Dovevate risponderle. È quello che ho fatto.
ma purtroppo ho perduto il mio sangue freddo e non sono stata gentile. Ma hai fatto bene. È stata cattiva. Ah, ne sono convinto. Ma di a che ora è successo? Oh, saranno state le 8 e 5. Vi stavo aspettando per farvi firmare la corrispondenza. Pensava che me ne fossi già andata e si è indispettita vedendo che ero ancora qui. Naturalmente. E siccome non ho voluto andarmene quando me l'ha detto, si è arrabbiata moltissimo. Ma guarda, non mi va. Non mi va per niente. Ho l'impressione che mi abbia ferito di proposito, per provocarmi e avere una ragione per farmi licenziare. Le sono stata antipatica dal primo momento, ma adesso, ne sono certa, mi detesta. Tutto di me le dà sui nervi, l'esaspera, lo sento. Per lei sono un'offesa vivente. Sì, certo. Guardati, sei offensiva per lei. Così ti considerava ieri sera alle 8, ma un'ora dopo tutto si è particolarmente complicato. E perché? Sarebbe troppo lungo spiegartelo. Ti basti sapere che oggi si sta chiedendo se tu sei mia figlia o la mia amante. Oh, ma è terribile, no? Perlomeno è curioso. Beh, avreste dovuto impedirmi di venire stamattina. Come avrei potuto? È solo da 10 minuti che so tutto. Ah, quella signora... Sì, che... sì. Non voglio essere indiscreta, ma perché vostra moglie si domanda quello di cui mi avete parlato? Perché ha letto il mio testamento. Un nuovo testamento che avevo scritto poco prima, che avevo perduto e che avevano riportato qui ieri sera in mia assenza. E si è permessa di... Mi credeva morto, ha una scusante. Ora io in questo testamento racconto molte cose di cui non avevo mai parlato a nessuno. Ma perché si domanda... Perché se... è redatto, sembra, in modo tale che, citando i vostri due nomi... I nostri due nomi? Sì, sì, la mia frase si presta a una certa confusione. E allora... Dato che si deve aver paura di una persona che non è sempre padrona dei suoi nervi, bisognerà che voi e io, Juliette, parliamo 5 minuti molto seriamente. Quando vorrete. Subito. Vi ascolto. La cosa è delicata. E prima di tutto devo farti qualche domanda. Farvi qualche domanda, chiedo scusa, vi stavo dando del tuo... Non so perché. Lo fate meccanicamente da 5 minuti. Davvero? Sì. Meccanicamente. Beh, ad ogni modo vi chiedo scusa. Ma no, vi prego. Avevo avvertito vostra madre che un giorno avremmo dovuto affrontare questo argomento. Affretto un po' le cose, ecco tutto. Vi ricordate di vostro padre? Me ne ricordo. Era un uomo alto che aveva una barba a punta e dei baffi. Non posso dirvi altro, avevo 3 anni. D'altra parte l'ho visto poco e penso che non lo riconoscerei. Con che nome lo conoscevate? Con nessun nome. No, ho voluto ignorarlo. E ho pregato mamma di non parlarmene mai. Non so che cosa mi riserva il futuro, ma voglio poterlo incontrare senza sentirmi a disagio, senza immaginare di sentirmi attratta da lui, senza temere il contrario. Senza averlo cercato e senza doverlo sfuggire. Voi non lo detestate? No, assolutamente. Ho voluto essere discreta, come lo è stato lui. Non so come sono andate le cose o se mi sono creata una mia storia, ma non ce l'ho con lui. D'altra parte so che con me si è sempre, come si dice, comportato bene. Insomma, è solo grazie a lui che ho potuto studiare. Avreste potuto giudicarlo severamente, almeno riguardo a... No, e capirete perché. Ho avuto modo di vedere nella mia infanzia tanti matrimoni infelici. E gli sono riconoscente se penso che, sposandola, avrebbe potuto rendere mamma ancora più infelice. Quanto a me, mi considero un incidente. Sì, un imprevisto. Mi sembra di essere in questo mondo non di troppo, ma in più, in soprannumero, di essere tollerata per un favore particolare. E ci sono morti accidentali, perché non ci dovrebbero essere nascite accidentali? E c'è un'altra cosa che depone a suo favore. Non tutti gli uomini che hanno dei figli sono dei padri. Noi sì, siamo madri. Io non credo nemmeno che sia necessario avere dei figli per essere madri. Per gli uomini è diverso.
D'altra parte, un uomo aspetta che suo figlio sia nato per dire sono padre. Ed eccolo già in ritardo di 9 mesi sulla donna che l'ha portato. E, vedete, ho la precisa impressione di essere la figlia di un uomo, di un signore, di un amante, non di un padre. E non avete saputo mai niente di lui? So che è sposato. E mamma mi ha detto che era console di Francia a Rotterdam. Perfettamente. Ma io non ci ho mai creduto. Perché? Non lo so. Ci sono cose a cui si crede facilmente e altre che sembrano inammissibili. E probabilmente sono quelle vere. E se quest'uomo un giorno si facesse vivo? Sì, se qualcuno ve lo presentasse, se avesse voglia o bisogno di rivedervi. Gli direi che sono rattristata perché il suo matrimonio non è felice. Bene, Juliette. 24 anni fa avevo la barba a punta e i baffi. E vi stavano bene? No, no, non troppo. Ma pare che somigliassi molto a vostro padre a quell'epoca. Non ne sono sorpresa. E devo anche dirvi che è l'impressione che ho avuto quando 15 giorni fa vi ho conosciuto di persona. Perché? Mi conoscevate di nome? Oh, certo. Prima di tutto siete molto noto. E poi sapevo che avevate curato mamma in passato. Veniva qualche volta a Parigi a consultarvi, no? E poi anche voi siete venuto a Orléans a visitarmi un giorno. Te ne ricordi? Molto vagamente, perché ero molto malata, vero? Sì, molto. Vi rivedo come in una specie di nebbia. Era la febbre. Ho rischiato di morire quel giorno. Non dire mai questa parola, è orribile. Eri molto malata quel giorno. Ma l'indomani era tutto finito. Sì. Grazie a voi. Insomma, io mi dico, se sono viva lo devo più a voi che a mio padre. Lui mi ha dato la vita senza volerlo. Voi me l'avete salvata di proposito. Grazie. Mamma mi ha detto che siete stato tutta la notte accanto a me. Lo credo bene, si darebbe la vita per un bambino ammalato. Dovrei pagarmi quella visita un giorno. Con gioia. Allora, Juliette, poco fa quando vi ho fatto entrare era per mostrarvi a quella signora. L'avrete intuito perché mi pare che l'intuizione non vi manchi. Ora, sapete che cosa mi ha detto quella signora subito dopo? È vostra figlia e non lo sa. Che buffo. Buffo? Diceva la verità, Juliette. No, si sbagliava. Si sbagliava? Sì, io sono vostra figlia e lo sapevo. Il signore mi ha pregato di far entrare il signore nello studio. Ma voi siete pazzi! Perché? Cosa venite a fare qui? Non lo so. Come non lo sapete? No. Ho ricevuto una telefonata da lui alle 3 e mi ha pregato insistentemente di essere qui alle 8:15. Lui chi? Vostro marito? No, è uno sbaglio, non era lui! Ho riconosciuto perfettamente la voce, sono sicuro che era lui. Ma come? Avete pensato che io venissi qui di mia iniziativa così, per darvi un salutino, dopo quello che è successo ieri sera? Vi confesso che sono stupita, ma quello che mi preoccupa è che vi abbia dato appuntamento qui. Cosa vorrà dirvi? Come siete ingenua! Per me non ci sono dubbi. Mi ha fatto venire per mettermi alla prova. Del resto, mi aveva avuto sentore ieri sera, quando mi ha detto che in avvenire mi avrebbe dato del voi. Ah, non sapevo che... E voi che speravate che mi avrebbe chiesto di darvi del tu? Ci troviamo un bel pasticcio! È colpa mia? No, no. Non è colpa di nessuno, io constato il fatto. Ditemi,
Come avete saputo che ero qua? Quando? Adesso. Dal cameriere. E perché è venuto ad avvertire proprio voi? È vero! Perché è venuto ad avvertire proprio me? Voglio saperlo! Qui sotto c'è qualcosa di strano. Sapete che vi ho aspettata 2 ore questo pomeriggio davanti al museo di Cluny? E pensavate che oggi potessi... La signora ha suonato. Eh sì! Perché siete venuti ad annunciare a me, Monsieur Fernand Boris, quando è col signore che ha appuntamento? Ho seguito le istruzioni del signore, signora. Ah, veramente io non vi ho chiesto... No, non del signore, del signore, signore. Insomma, del marito della signora. Ah, il signore che vi ha... Sì, signora, il signore mi ha caldamente raccomandato di avvertire la signora non appena Messie Fernand Boris fosse arrivato. Bene, perfetto, grazie. È una trappola. Evidentemente, facciamo attenzione. Ma non capisco che senso abbia, dal momento che è al corrente di tutto. E se volesse coglierci in flagrante per divorziare, pensa, introduco il mio amante nel domicilio coniugale. E allora? Che si fa? E ve ne andate subito. Ma lo farei volentieri, ve lo giuro, ma se non è per coglierci in flagrante, andando me ne faccio la figura del vigliacco, perché al telefono è stato categorico. Avrei dovuto semmai non venire. Ecco, non dovevate venire! Ma sarebbe stato come confessare, non sapevo a che punto eravate! Già, mio. E cosa gli avete detto? E cosa gli avete confessato? Oh, proprio niente! Come niente? Ma non ci siamo detti una parola! Ma ieri sera! E praticamente non una parola! A un certo punto avrei voluto parlargliene, io non ne potevo più! Mi ha interrotta bruscamente perché era... o ha fatto finta di essere di pessimo umore! Ma per dirci, questo è importantissimo, spiega tutto! E allora negate, neghiamo! Ma che vi prende? Niente, vi consiglio di negare. Neghiamo, neghiamo fino alla morte, sfacciatamente. Diamogli la nostra parola d'onore. È proprio questo che vuole. Mi ha detto di venire. Ha fatto in modo che noi due ci incontrassimo proprio perché ci si mettesse d'accordo prima del colloquio che avrò con lui. Giustissimo. E allora non dobbiamo esitare, assecondiamolo. Perfetto. Che cosa giuriamo? Beh, tutto quello che ci chiederà di giurare. È semplicissimo. D'accordo. Lasciamoci guidare da lui. D'accordissimo. Papà e mamma! Oh, questa poi! Ma che sono qui! Come oggi? Oh, scusatemi, se non vi avevo visto! Che succede? Non lo so, ma perché siete qui voi due? Che ho ricevuto un'ora fa questo biglietto da parte di vostro marito. Trovatevi tu e tua moglie alle 8 da me, non mancate, è indispensabile, già! E tu? Mi ha telefonato pregandomi di venire. Voi non mi sapevate niente? No, niente. È molto strano. Non è che qualcuno avrà fatto uno scherzo? No, me lo sono chiesto anch'io, ma no, è il cameriere al corrente. E poi è proprio la sua scrittura. Ed era proprio la sua voce al telefono oggi. Ragazzi miei, sta succedendo qualcosa di anormale. Non sapevate che stamattina sono già stato qui? No, a che ora? Ha ricevuto una signora in lutto stamattina? Sì, alle 10. Ecco, sono arrivato proprio in quel momento. L'ho incontrata davanti alla guardiola del portiere. Ma perché eravate venuti? Perché non ne potevo più e volevo vederlo. E gli avete parlato? No, non ho potuto, non mi ha lasciato dire una parola. Hai capito? E per sbarazzarsi di me, sapete che cosa ha fatto? Mi ha spedito all'Hotel Crillon, dal Bay di Tunisi, che non mi aspettava. E avrà dovuto prendermi per un pazzo, un assassino forse, perché mi ha fatto scaraventare fuori dalla porta da due energumeni armati fino ai denti che... Potreste perlomeno evitare di ridermi in faccia. Sì, sì. È indiscreto chiedervi a che punto siete voi, Jean. Non ci siamo praticamente rivolti la parola, e quello che ha fatto a voi l'ha fatto a me. Vi ha mandato dal Bay di Tunisi! No, ma quando ho cercato di parlargli mi ha messa a tacere bruscamente e oggi non ha pranzato a casa. E io non ho insistito, lo confesso, perché non vedevo l'ora di vedervi per mettermi d'accordo con voi su come comportarmi. Non parlate così forte. Ma non può sentirsi nessuno. La sua segretaria? Ah, no, è venuta stamattina, ma questo pomeriggio non è tornata. Avete saputo qualcosa di nuovo? No, niente, ma sono convinta che sia la sua amante. Sedetevi, vi prego, sì. Prego, e mettiamoci d'accordo in fretta. Cosa state facendo? Che vuol dire? Niente, signora. Faccio quello che il signore mi ha detto di fare. Questa volta ci siamo. Si è ucciso. Ah, no! Non ricominciamo con questa storia. Thank you.
Buonasera. Allora, ringiovaniamo di 24 ore, volete? E giochiamo a carte scoperte. Ridammi il testamento, tanto per cominciare. Ma io... Ridammelo, per favore, nel tuo corsetto. Mettilo lì, sì, non importa dove. È troppo bello quello che succede. E sarebbe una follia non approfittarne. Non negatemi il piacere di vivere con voi questo quarto d'ora istruttivo. L'indiscrezione di Lucie, involontaria, è giustificata anche. Ci mette in una situazione assolutamente eccezionale. Approfittiamo. Grazie a questa indiscrezione avete visto uscire dal pozzo la verità, nuda e abbagliante. Ho suonato alla porta, di colpo l'avete rimandata dal pozzo. Sono passate 24 ore. Lasciatela riapparire e analizziamola attentamente. Forse non la rivedremo mai più. I momenti in cui si vive nella verità sono rari e sono cose che generalmente vediamo in sogno, per fortuna, perché in quei momenti abbiamo l'intuizione di quello che sarebbe la vita se all'improvviso ognuno di noi scoprisse la verità. Ah, sarebbe uno sconvolgimento terribile, inconcepibile. Ma torniamo a noi. Avevate due possibilità: nascondere il testamento, tacere e riflettere, cose che avete fatto istintivamente e che avrei fatto anch'io al vostro posto. Oppure l'altra possibilità, lo scandalo, la confessione, il dramma, con tutto quello che poteva comportare di imprevisto, di crudele e di divertente anche. Ma non sarebbe stato male. Per prudenza avete taciuto. E qual è stato il risultato? Boh, non un granché, perché siamo allo stesso punto. Allora, ricominciamo da capo e analizziamo la seconda possibilità. Tra due minuti probabilmente ce ne staremo dando di santa ragione. Hai finito di prenderci in giro? Cominciamo già. Adrien. No, aspettate, vuoi attaccare per primo? Avanti, su. D'altra parte è normale che tu sia il primo a cominciare, per anzianità. Ti ascolto, su. Ma dammi retta, prima allontana tuo figlio. Allora. No. Cosa no? Al tuo posto non comincerei con questo tono. E perché? Perché ti avverto che la legge non ti cautela, c'è la prescrizione. Prescrizione? Sì, l'articolo 638 è categorico su questo punto. Qual è l'articolo 638? Quello del codice di procedura penale. Ho preso informazioni questo pomeriggio dal mio avvocato. Figurati che l'adulterio è un reato assolutamente previsto e punito dagli articoli 336 e 337 del codice penale. Lo credo bene, ma questo reato dopo 3 anni cade in prescrizione, come previsto dall'articolo 638 del codice di procedura penale. Ma io me ne frego del codice di procedura penale. Sì, tu te ne freghi del codice di procedura penale, va bene, ma il codice se ne frega di te. Non puoi più divorziare, capisci? È troppo tardi. Io vi proponevo di ringiovanire di 24 ore, tu ci vuoi far ringiovanire di 30 anni. Esatto. Ma chi parla di divorzio? No. Non penserei che io sia così stupido da voler divorziare dopo 31 anni di matrimonio. E allora se non sei così stupido da divorziare, perché non sei così intelligente da stare un po' zitto? Ma stai zitto! Ma vorresti che io stessi zitto? Vorresti non sentire le rimproveri per la tua abominevole condotta? Ti arresto! Ma non in nome della legge, in nome della giustizia. Non sono sempre la stessa cosa. All'epoca di cui parli, noi ci conoscevamo da 5 o 6 mesi e non ci levamo ancora del tu. Se ci tieni tanto a dirmi oggi quello che potevi dirmi allora, comincia a contarmi del volo, se non ti dispiace. E soprattutto non mi parlare della nostra amicizia, perché a quell'epoca eravamo soltanto dei conoscenti. La prova? È grazie a lei che siamo diventati amici. Ed è grazie a lei che... Che cosa? Che in 30 anni non sono stato un amico del tutto inutile. Mi hai aiutato, certo. No, tu non devi parlare così, altrimenti io ti rispondo. La verità è qua, nuda, davanti a te. Non chiudere gli occhi, guardala. Ma io la vedo, la verità non mi fa paura. Mi hai prestato 150.000 franchi per sistemare... Non parlare così forte. Ma perché? Non me ne vergogno. Io te li ho resi, i tuoi 150.000 franchi. Cosa? Sì, te li ho resi. Con 3 assegni da 50.000 franchi. Posso parlare? Parla. No, mi dà fastidio davanti alle signore. Vieni. Vieni.
me li hai resi i miei 150.000 franchi, solo che io i tuoi assegni non li ho mai incassati. Come? No, no, li avevo messi in cassaforte e oggi li ho presi per mostrarteli, nel caso tu avessi usato questo tono. Hai sempre pensato che non ci fosse ordine nei miei affari, invece il disordinato sei tu, perché credo che se te ne fossi accorto... Anche per questi c'è la prescrizione. È troppo bello, è troppo divertente che mi sia capitata questa storia. Tra una ventina d'anni non sarebbe stato più possibile. Perché? Perché sono convinto che tra 20 anni un'avventura come la nostra non avrà più nessun significato. Stiamo vivendo un'epoca di transizione. Ieri un marito tradito ripudiava la moglie. Oggi ci sembra una cosa ridicola. Tra 20 anni saremo noi che faremo ridere. Non vedo che cosa abbiamo di ridicolo. La nostra rassegnazione, o la nostra ipocrisia, il nostro rispetto delle leggi e dei costumi più convenzionali. Cosa ci sarà di cambiato fra 20 anni non lo so. Ma ho l'impressione che ci saranno sempre dei cornuti. Sì, sì, ma molti saranno contenti di esserlo. Non sono un profeta, ma scommetterei che i figli dei nostri figli non accetteranno più che in nome di una legge vecchia e superata un uomo cinto da una sciarpa tricolore si permette di dire a quelli che si sposano che saranno uniti per tutta la vita. È una formula che fa un po' ridere. D'altra parte è un peccato che anche i divorzi non siano pronunciati dal sindaco. La commedia sarebbe completa. No, così come niente deve impedire a un uomo e a una donna che si amano d'adorarsi per tutta la vita. Nessuna legge, nessun principio, nessuna considerazione, insomma niente deve costringere due esseri che non si amano più a continuare a vivere insieme. Sì, i figli. Ah, me l'aspettavo, i figli, diamo la colpa a loro. Io sono restato per i bambini. Mai nessuno confesserà che è restato per interesse o per debolezza. Caro mio, niente più pericoloso che offrire ai bambini uno spettacolo quotidiano ad una famiglia che non va d'accordo. Vuoi che i tuoi figli ti rispettino, pretendi di educarli, che ti prendono a modello e dai loro questo cattivo esempio? No, 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 non siamo d'accordo. Ma mi sembri illogico adesso. Prendi in giro un marito che ripudia la moglie e poi sei per il divorzio. No, non se l'ho fatto capire allora. Sono per il divorzio, ma non considero l'infedeltà un crimine. Andiamo! No, 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 no! Un po' di ragione ce l'ha. Effettivamente non è un crimine. Le senti? Non gliel'ho fatto dire io. Solo... Solo? Solo... Solo... È meglio che uno se ne vada quando non ne può più. Ma allora sei per l'amore libero. Meglio quello che il menage a tre. E poi non è dell'amore libero che vi faccio promotore, è della divisione libera. Non amo la menzogna, vado ancora più lontano, ne ho orrore. Anch'io. Non ammetto che si ridicolizzi il proprio marito né la propria moglie. Sì, ma tu hai sempre detto che ci saranno dei cornuti. Evidentemente gli uomini non cambieranno mai, e neppure le donne. Sì, ma quello che si potrebbe modificare è il significato delle parole. Diciamo tradire. Bisognerebbe cambiare verbo. Insomma, tradire in amore, che cos'è? Ah, beh! Avanti, dillo, Lucy! È voler essere felici. D'accordo. Ora, essere puniti perché abbiamo voluto essere felici è assolutamente ingiusto. Attento, mio caro, stai aprendo la porta agli istinti più bassi. No, credo invece di chiudere loro la porta in faccia. Perché se tradendo nostra moglie sapessimo di essere obbligati a vivere con la nostra amante, la sceglieremmo con più discernimento. Capisco che cosa vuoi dire. Bisogna essere fieri d'amare ed essere amati, non c'è niente di più bello al mondo. Non voglio fare un caso personale, ma conosco qualcuno che non avrebbe scelto la persona che ha scelto per fare quello che ha fatto. Confessa, Lucy, che se ti fossi innamorata di un uomo della tua età, un bell'uomo, ricchissimo, e quest'uomo ti avesse detto ci amiamo, partiamo insieme, tu saresti partita con lui? Oh, questo mai. Perché? Perché io non ti avrei mai abbandonato. Abbandonato, questa è bella. Ma perché dici abbandonato? Una donna che se ne va con l'amante non abbandona il marito, lo libera da una moglie infedele. Non la lettera male, ma considera che una moglie infedele è del tutto inutile. E tu pensi, bambina mia, che io resterei solo più di 24 ore?
la nostra vanità è incommensurabile. Pensi proprio che se tu te ne andassi domani, io resterei nel mio cantuccio tutto solo ad aspettare. Se tu ne fossi sicura, te ne andresti subito. Perché quello che fa restare a casa le mogli, credo, è la paura che ci si consoli subito della loro partenza. Non essere ipocrita. Se fossi morto ieri, come avevi supposto, tra un anno e mezzo ti saresti risposato. Oh. Ma sì, per fortuna, Dio mio, non dire di no, non dire di no! Io non oserò più morire. Scusatemi se guardo l'ora, ma il tempo stringe. Adesso facciamo marcia indietro e torniamo al 1934. Al punto in cui siamo potremo adottare una terza soluzione. Ve la propongo. Il testamento non è stato aperto. L'avete visto, ma non avete osato aprirlo. L'avete rimesso nella giacca. Siete preoccupati, ma non sapete niente. Io sono il solo a sapere. Preferisco questa soluzione. Voi no? Andiamo avanti. Entro e cosa vedo? La mia giacca! Ah, l'afferro e mi cambio, scusandomi con le signore. Ispeziono rapidamente le tasche e trovo il testamento. Finalmente respiro. Il mio buon umore vi era serenati, ne approfitto e dico a mia moglie: figurati che per invito del ministro degli affari esteri, la facoltà ha appena designato 12 medici con l'incarico di rappresentarli in un viaggio di studi che non è altro che un giro di propaganda e che ci farà visitare la Norvegia, la Svezia, la Scozia, il Portogallo, la Spagna, il Marocco, l'Algeria, la Tunisia, l'Egitto, la Grecia, la Turchia e infine l'Italia. Ho appena saputo che anch'io faccio parte del gruppo. Non è senza un po' di dispiacere che lascio il mio lavoro, ma mi hanno fatto capire che al ritorno sarò insignito del titolo di commendatore. Fa qualche cosa. Fa... Ah! Così. No, ma senti, dici sul serio. Sul serio, sì. È questione di 2 mesi e mezzo, ma potranno essere anche 3. Per questo dico che è un grosso sacrificio per me. Per me, per tutti. Ma e le mogli vi accompagnano? No. È più bene, ma così. E d'altra parte è meglio, sì. Gli scapoli avrebbero fatto brutta figura in mezzo agli altri. Oh, sì, certo. 3 mesi. 3 mesi! Bisogna. D'altra parte capita a proposito. Tu volevi tanto passare l'estate in montagna. A me la montagna non giova. Non avrei assecondato i tuoi desideri. Potrei in questo modo soddisfarmi. E il dolore di vedermi partire sarà così compensato. Ma dunque, è vero? Partirai? Parto stasera. Stasera? Sì, è stato deciso in un quarto d'ora all'ultimo momento. Com'è di regola nel nostro bel paese. Partiranno tutti da soli allora? Come si interessa a tutto? No, tesoro. Ci hanno chiesto di portare le nostre segretarie. Ah. Sì, sono intransigenti su questo punto. La signora è servita. Come? Ma io... Sì, vi ho fatto preparare la cena. E penso che i tuoi amici ti faranno la cortesia di non lasciarti sola. Prego, prego. Dato che abbiamo ricominciato la serata di ieri, bisogna continuarla. Passate, prego. Buon appetito. Mangia! Quanto a te e a quel giovane, ascoltami bene. Penso che vi accorgerete molto presto tutti e due che un'avventura come la vostra non ha più ragione d'essere dal momento che ha smesso di essere un segreto. D'altra parte, probabilmente, non era che un flirt. Se sapessi fino a che punto. Ah, ne sono convinto. Le cose non sono mai così gravi come si immagina. E sono sicuro che i fastidi che hai avuto ti serviranno di lezione. Oh, te lo prometto. Ma dimmi... Tutto quello che vuoi. Non mi avevi detto che la tua segretaria non poteva restare con te? In effetti non può restare con me, ma possiamo partire insieme. E dato che me ne parli, è necessario che tu sappia una cosa che non posso più lasciarti ignorare. Juliette, siete felice di partire con me per questo lungo viaggio? Ma io... Se fossimo soli, che cosa mi rispondereste?
Siete felice di partire con me? Sì, papà. Alla nostra età, nella nostra epoca e nella nostra situazione, dobbiamo dirci che gli avvenimenti che ci capitano sono avvenimenti felici, altrimenti non ne usciremo più. Comportati bene.